ragazzi, Gossip News, io insomma sono un amico di sempre, vi abbraccio e insomma ci vediamo presto. So che tu farai appunto un film con Fragasso. Ai ai ai, è giunta la news, sì. È la mia prima intervista col capello corto. Sì, è un film che partirò la settimana prossima. Ecco, è un altro film che, insomma, la tematica gira gira, andiamo a finire sempre lì. È la storia dell'uranio impoverito. È un film molto bello perché, insomma, parlerà proprio di questi soldati che tornano dalla missione in cosa, perché sono reduci da questa malattia, che tuttora oggi lo Stato non ha ancora riconosciuto questo, il risarcimento danni, soprattutto i morali. È un film che gireremo, che partirà quindi la settimana prossima e quindi uscirà nelle sale, penso, ad autunno. Quindi. Come si chiama questo film? Le ultime 56 ore. Un titolo apocalittico. Assolutamente sì, e in 56 ore accadono tante cose, insomma, quindi il discorso del tempo, ecco, il tempo che torna, che è sempre, sempre presente, quindi insomma, faccio il capo dei Nox, quindi un ruolo, una responsabilità molto, molto grande, quindi un ruolo anche di una persona che è combattuta, una persona che esercita il suo lavoro per gli altri, quindi insomma, vedi, alla fine tutto torna, la solidarietà, l'umanità. Un attore attinge molto anche dei personaggi che interpreta, così viceversa, quindi c'è sempre questo scambio reciproco. Cioè, sì. E poi ci sono i bambini, insomma, qui leggevo le facce da bimbo, il bambino, facce da bimbo, il bimbo ti toglie tutto, basta, io ho il nipotino, lo guardo in faccia, insomma, un piccolo sorriso ti allieva tutti i pensieri, tutte le cose, sono la forza, sono il futuro e... E in questo momento, in quell'attimo in cui si riesce a trovare la freschezza, no? Ci si ritorna un po' un bambino, ci si ruba, ci si attinge per poi ripartire alla grande e cercare di forma di battagliare, come dico io, insomma, questa accezione che per me è sempre ricorrente. Sei un bambino tuo, visto che parli di nipotini? Per ora mi godo il mio nipotino, insomma, che devo dire, però la sua presenza sicuramente mi arricchisce e prima non entrava nel mio immaginario. Almeno per ora. Poi adesso gradualmente mi divento zio, cerco di essere un buon zio, un zio comunque presente per quello che posso e perché no, credo fondamentalmente nella famiglia, quindi una parte di me deve continuare a vivere, quindi sicuramente arriverà anche quello.